penalty now is for Michigan Scott, 20:10:45. Frejka, attenzione alla tattica Frejka, che taglia il traguardo in questo momento. Guarda, in questo momento è il miglior tempo, vanno al comando, Trecca, Segafredo, 20:05:99. C'è un'altra olandese, c'è. Seconda tappa. Anna van der Breggen, ecco intanto la campionessa del mondo in carica, prepariamo l'applauso con gli sportivi di Arcidosso. 50 metri è il successo qui ad Arcidosso per Annemiek van Vleuten. Alza le braccia al cielo del segno del trionfo. Dietro come si sta bene o no? Dietro il cinema in avvicinamento. Vai a destra, vai a destra. Stai, fallo passare Valerio. Fallo passare Valerio. Vai. Grande fermati, le proprie spalle. Arriva una coppia, attenzione, sprint per l'argento di giornata. Parte la volata ristretta fra Katarzyna Niewiadoma, Anna van der Breggen, l'applauso del pubblico. Attenzione, piazza d'onore, Anna van der Breggen, bronzo di giornata. Cerca di non andare su il limite, Valerio. Madonna buona. Attenzione perché sul fondo c'è Bagarre, sono ancora numerose le atlete lì davanti, attenzione c'è uno scatto deciso, sembra essere Marian Vos, la maglia della CCC Liv, dall'altra parte c'è Cecilie Utrup-Ludwig, più indietro un atleta della Trek Segafredo, ma signori l'applauso più grande di Assisi lo dobbiamo a Marian Vos che fa sua la tappa, seconda è Cecilie Utrup-Ludwig, terza è Elisa Longo-Borghini, poi arriva bravissima Liane Lippert in quarta posizione, quinto posto per la maglia rosa di Annemiek van Vleuten, attenzione arriva anche Ashley Gullman, arriva Anna van der Breggen, poi Katarzyna Niewiadoma, poi Mavi Garcia. Di decretare la vincitrice della tappa odierna, signore e signori, vince Elizabeth Banks, equipe Paul-K, ed ecco qui un grande applauso anche per Eugenio Bujak che taglia il traguardo in seconda posizione. Con il numero 1 che taglia il traguardo con 2 minuti e 10 di ritardo e attenzione perché adesso vediamo invece transitare Elisa Longo-Borghini subito davanti alla portacolori con il numero 75, si tratta
momento avvenuto, lanciata la volata lunga, attenzione ai 100 metri dalla conclusione, c'è Marianne Voss, seconda vittoria stagionale al Giro Rosa. Lanciata la volata sul fondo del rettifilo conclusivo, qui a Nola, attenzione, volata centrostrada, volata lunghissima, qui sul traguardo di Nola, attenzione, è Marianne Voss, terza vittoria in questo giro, vittoria netta per Marianne Voss, che precede Anna Barn, la britannica della Canyon Sam Racing in seconda posizione, mentre la terza posizione... Fermati. Elizabeth Banks, la vincitrice della tappa di Tivoli, sta arrivando anche la maglia rosa leggermente attardata. Arriva anche la maglia rosa di Tivoli, arriva insieme a Marianne Voss, attenzione. 55, 103, 184, 21, 84, a 1 minuto e 33 la numero 1 che è caduta e l'83, la numero 3 a 1.36, la numero 76 e 64, a 1.40 la maglia rosa, è arrivata Marianne Voss. Ancora applausi per la crede che vanno a concludere in questo momento. Bella vittoria per la
giovanissima atleta francese. Rallenta Marco, rallenta. La giuria. Sti cazzi la giuria, dai. Rallenta che non vedo un po'. Testa, le vedi tutte. Su, falle venire su Marco, falle venire avanti. Non riesco, cazzo, falle passare. Sti cazzi la giuria, porca troia. Ultimo chilometro. Lascia passare. Vai. Vai. Vai, vai. 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 Vai da davanti, dai. Dietro la maglia rosa, vai, vai, vai. Generale, l'appunto per il podio che si prepara a brindare con spumanti Astoria, lo spumante ufficiale del 31esimo Giro Rosa. Ancora qualche istante per esigenze fotografiche, grazie.